Durante una conferenza stampa a Palazzo Cesaroni, Mario Capanna ha annunciato le proprie dimissioni da presidente del Comitato regionale per le comunicazioni dell'Umbria. Capanna ha spiegato che è stata una legge regionale della Lombardia, una interferenza negli affari istituzionali della Regione Umbria, incostituzionale e scritta male, a creare il problema. La norma renderebbe infatti incompatibile percepire un vitalizio ed avere una retribuzione da parte di un ente pubblico. L'ex presidente del Corecom ha motivato la scelta con quattro ragioni prioritarie. Lasciare un posto importante di rilievo libero per un'altra persona, non rinunciare a percepire la giusta indennità per un incarico che implica responsabilità non secondarie, dimostrare a tutti di non essere attaccato alla poltrona e di essere capace di utilizzare le dimissioni anche se si tratta di uno strumento poco usato in Italia. Di svelare infine il falso problema dei costi della politica, un capitolo di spesa, secondo Capanna, che ammonta allo 0,1% del totale della spesa pubblica, ma che viene utilizzato per distrarre l'opinione pubblica dai veri sprechi.